Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi parliamo di una corrente letteraria molto importante, una delle prime che si studiano quando si affronta lo studio, insomma, in generale della letteratura italiana, ed è il dolce stil novo. Per comprendere questo movimento letterario bisogna fare un passo indietro e iniziare ad affrontare il concetto di amore cortese. Quindi potremmo ad esempio partire da una domanda e chiederci se l'amore sia un sentimento per tutti oppure qualcosa di esclusivo, come potrebbe essere ad esempio un bene di lusso, non so, un'automobile di prestigio, un qualche cosa di difficilmente acquisibile o acquistabile dalla massa. Ovviamente, insomma, la risposta che oggi siamo abituati a dare ad una domanda del genere è che l'amore è per tutti, quindi al cuore non si comanda, e l'amore è un qualche cosa che può sbocciare in qualsiasi cuore e può essere vissuto da chiunque, indipendentemente da quella che può essere la ricchezza materiale o, diciamo così, la classe sociale di appartenenza. Ecco, è importante sapere che non è sempre stato così nella letteratura e nell'opinione pubblica. Quindi cerchiamo di capire perché il concetto che la letteratura ha avuto dell'amore si è modificato nei secoli, e in particolar modo che cosa intendiamo per amor cortese e poi per dolce stil novo. Allora, cominciamo col dire che circa 7-8 secoli fa l'amore vero era considerato prerogativa di coloro che facevano parte di una classe sociale elevata. Questo perché i nobili vivevano in residenze migliori rispetto ai poveri, si vestivano meglio, si potevano nutrire in modo adeguato e sicuramente più completo rispetto a quella che era la mensa dei contadini, e si pensava quindi che anche i sentimenti che provavano fossero di qualità più elevata. Questo concetto era stato già alla base di un trattato, il De Amore di Andrea Cappellano, del 1185. Innanzitutto dobbiamo dire che un trattato è un tipo particolare di libro, un libro che ha una funzione esplicativa, quindi serve a spiegare qualche cosa, a motivarla o a dare delle indicazioni. Quindi già pensare, insomma, che sull'amore si possa scrivere un trattato è qualche cosa che magari oggi appunto non sembra così vicino al nostro modo di sentire. Ecco, in questo trattato Cappellano detta le regole dell'amore vero, quindi ci ricorda ad esempio che chi è avaro non può amare, perché l'amore è comunque dono di sé. Poi dà come altra regola che l'amore deve essere segreto, quindi bisogna mantenere riservatezza sul nome della donna amata. Al massimo si può fare ricorso al segnale, a quella figura retorica che spesso troviamo nella letteratura, ad esempio sono celeberrimi segnali usati da Petrarca per riferirsi a Laura quando parla appunto di una giovane donna sotto un verde lauro, oppure erano i capelli d'oro a Laura sparsi. Quindi il nome della donna amata viene celato dietro ad un nome comune che per assonanza, insomma per somiglianza, gli si avvicina molto, e a quel nome si dedicano le poesie. Il motivo della segretezza sta nel fatto che si parla sempre o quasi sempre di un amore extraconiugale, quindi di un amore adulterino. Questo perché all'epoca i matrimoni erano molto di frequente combinati, e quindi spesso poi l'amore sbocciava fra persone che da un punto di vista legale o morale non avrebbero potuto amarsi. Altro concetto espresso da Andrea Cappellano, sempre nel De Amore, è che l'amore nobilita l'uomo, quindi eleva, e come conseguenza ne deriva che i servi e i contadini non possono amare, cioè hanno il compito di lavorare, di portare avanti la società nelle sue attività più umili e anche essenziali, ma l'amore vero non è cosa per le persone umili. Ecco, possiamo dire che questo libro è alla base dell'amore cortese, del concetto di amor cortese, quindi di un amore esclusivo, ecco, non inclusivo. Oggi va molto di moda la parola inclusività. Ecco, l'amore cortese invece è un amore esclusivo, non è per tutti.
Anche la parola corteggiare, perché amore cortese rimanda alla corte. Oggi il termine appunto corteggiare deriva proprio dall'idea di amore a corte, quindi di un qualcosa di raffinato, fare la corte. Ecco, dobbiamo pensare alle corti di Francia prevalentemente, quindi questo amore feudale che era inteso, veniva insomma proposto come lo specchio della società dell'epoca, quindi c'era un rapporto vassallatico, possiamo dire così, dell'innamorato verso l'oggetto del suo amore che era la donna, la signora. Quindi la donna amata veniva guardata dal basso, da un punto di vista di chi è sottomesso, e è in posizione quindi privilegiata come fosse il signore nei confronti appunto del suo vassallo. Il poeta innamorato proprio si pone nei suoi confronti come un servitore. Lo stesso termine donna, dobbiamo ricordare, che deriva dal latino domina, quindi signora. E si può dire quindi che tra il poeta e la donna c'è proprio lo stesso tipo di rapporto che c'è fra il vassallo e il suo signore. Ecco, le poesie di questa corrente parlano quindi di amore gentile. Anche qua l'accezione è differente da quella odierna, quindi la gentilezza non è la buona educazione come intendiamo noi oggi, ma gentile deriva da gens, da famiglia, da stirpe. Quindi dobbiamo pensare al latino, al concetto appunto di gens come stirpe nobiliare in questo caso. Quindi l'amore vero è solo di chi è nobile di nascita. Chi non è nobile alla nascita non può pensare di aspirare a provare un sentimento così elevato. Ecco, poi questa idea comincia, come naturale che sia, insomma, comincia ad essere messa in discussione. Si comincia a mettere in dubbio la fondatezza di questa convenzione e il personaggio che segna il punto di svolta è un tale Guido Guinizelli, nato nel 1235, ha avuto una vita non lunghissima, morto nel 1276. Era figlio di un giudice ed era giudice a sua volta, ma alla professione ufficiale affiancava la passione per la letteratura. Celeberrima è la sua canzone, al cor gentil rempaira sempre amore. Ed è proprio il componimento che segna un punto di svolta. Il termine rempaira significa rimpatria, torna alla patria, alla terra d'origine, quindi in questa poesia Guinizelli ci spiega come il cuore gentile sia la patria dell'amore, quindi l'amore si rifugia sempre, ritorna sempre nel cuore gentile. Ecco, in questo contesto possiamo dire che gentile è sinonimo di nobile, ma è una nobiltà diversa rispetto a quella dei suoi predecessori. Quindi l'amore si rifugia nel cuore gentile, quindi è possibile vivere l'amore vero a condizione che sia gentile il cuore, e la gentilezza di cuore non implica necessariamente la nobiltà di nascita. Quindi ciò che deve essere nobile, in altre parole, per Guinizelli, è il cuore, quindi non è tanto un discorso di nascita, ma proprio di gentilezza d'animo, di nobiltà interiore. Bisogna essere nobili dentro e non fuori. Poi, ovviamente, nulla vieta che un nobile di nascita sia anche nobile di cuore, ma le due qualità non necessariamente vanno di pari passo ed è veramente per l'epoca un concetto rivoluzionario. Ecco, l'espressione dolce stil novo, che è, per venire al dunque, la dicitura con cui in genere si inquadra questa corrente, viene coniata non da Guinizelli, ma niente meno che da Dante Alighieri. Dante nel Purgatorio incontra le anime dei golosi che girano in un boschetto pieno di ogni attrattiva, di frutti, di bontà, insomma, dai quali ovviamente non possono attingere nulla perché secondo la legge del contrappasso sono condannati ad espiare nel Purgatorio i propri peccati di quando erano in vita, pagando con lo stesso senso o con gli stessi sensi con i quali avevano precedentemente peccato. Quindi chi è goloso ovviamente in purgatorio viene messo a dieta strettissima. E durante il percorso, in mezzo agli altri golosi, Dante incontra l'anima di Buonaggiunta Orbicciani, il quale si rivolge così al poeta: «Di s'io veggio qui colui che fore trasse le nove rime,
cominciando donne che avete intelletto d'amore, ossia dimmi se sei proprio tu colui che ha iniziato, ha dato il nuovo corso alle rime, ha iniziato le nuove rime appunto a partire dalla canzone Donne che avete intelletto d'amore. E io a lui, quindi Dante riporta la propria risposta, i mi son un che quando amor mi ispira, noto, e a quel modo che editta dentro vo significando. Quindi Dante risponde a Buonaggiunta dicendo: io sono un poeta che nel momento in cui l'amore mi ispira, noto, prendo nota di quello che mi dice e scrivo esattamente ciò che lui mi detta dentro il cuore, ciò che dentro di me vo comprendendo, vo significando. O frate, issa veggio, disselli, il nodo che il notaro e guittone emeri tenne di qua dal dolce e stil novo chiodo. Quindi la risposta di Buonaggiunta è: o fratello, fratello chiaramente nel senso che appunto erano entrambi letterati, ora capisco, comprendo adesso qual è stato il nodo che ha trattenuto sia me, sia il notaro, quindi Giacomo d'Alentini, sia guittone, al di qua da questo dolce stil novo che sento. Ecco, quindi è appunto Buonaggiunta nella Divina Commedia a coniare questa espressione attribuendone poi appunto la qualità di iniziatore di una nuova corrente a Dante. Quindi l'espressione ovviamente l'ha inventata Dante perché lui è l'autore della Divina Commedia, ma nella finzione letteraria viene utilizzata appunto da Buonaggiunta Orbicciani. Ecco, dobbiamo dire che questa corrente si diffonde fra Bologna e Firenze negli anni finali, terminali del XIII secolo e agli inizi del XIV, quindi all'incirca fra il 1280 e il 1310. I punti fermi, diciamo così, le caratteristiche distintive di questo movimento letterario sono innanzitutto appunto la convinzione che soltanto chi ha il cuore gentile possa amare veramente. Quindi Dante scriverà: amore e cor gentil sono una cosa sola, ma ancora amor che al cor gentil ratto s'apprende, lo farà dire a Francesca da Polenta nel canto quinto dell'Inferno. Quindi l'amore e la gentilezza, il cuore gentile sono davvero tutt'uno. Il secondo tema che torna moltissime volte nel Dolce Stil Novo è quello della donna angelicata. Quindi la donna è un angelo, una creatura elevata ed è proprio un tramite fra l'uomo e Dio. L'innamorato attraverso gli occhi della donna può addirittura vedere Dio, può vedere un riflesso di Dio e la donna ha questo potere quasi soprannaturale di elevare l'animo dell'uomo. E ne consegue che anche l'idea di amore che viene espressa da questo tipo di poesia è tutt'altro che carnale o sensuale, quindi è un amore che sicuramente travolge chi lo prova, ma non mira alla propria soddisfazione, cioè bisogna amare senza possedere. Non c'è innanzitutto un corteggiamento, ma solo la lode alla bellezza della donna e anche ai suoi effetti sull'innamorato. Quindi ci sono spesso delle parti anche proprio statiche di descrizione della bellezza esteriore della donna, ma essendo una bellezza che rispecchia una nobiltà interiore, ha anche poi un effetto concreto e salvifico sull'uomo che la osserva e che la contempla innamorandosene. Quindi il poeta stilnovista ama la donna, ama anche e soprattutto l'amore in sé, quindi la bellezza di questo sentimento che percepisce come un qualche cosa che eleva. L'ultima, ma non ultima sicuramente, l'ultimo aspetto che bisogna considerare in questa corrente è la dolcezza, quindi lo stile dolce. Perché è dolce stil novo? Stile dolce vuol dire uno stile non difficile, non oscuro, non per pochi, ma uno stile in cui la bellezza, la chiarezza, anche questa nobiltà sembra proprio rispecchiarsi anche in queste rime piane, cantabili, dolci, in questo stile tutto sommato facilmente accessibile, quindi meno ermetico rispetto alle poesie delle epoche precedenti. Non bisogna dimenticare che molte delle canzoni di Dante, e non solo, insomma le canzoni in generale che venivano scritte in quest'epoca, erano destinate alla musica e la musicalità per sua natura si sviluppa insomma più facilmente su una, appunto,
appunto su delle rime pensate in modo piano e scorrevole, quindi la musica si abbina più facilmente ad un testo che sia già nella propria intrinseca natura letteraria bello, gradevole all'ascolto. Novo, quindi dolce, abbiamo spiegato il tipo di stile anche il tipo di corrente. Novo perché appunto in precedenza nessuno aveva mai scritto secondo questi canoni e con questa rinnovata idea di sentimento amoroso. Ecco, fra gli esponenti del dolce stil novo sicuramente da ricordare accanto a Dante, Guido Guinizelli di cui abbiamo parlato, Guido Cavalcanti e Dino Frescobaldi. Ce ne furono poi anche degli altri, ma questi sicuramente sono stati i più noti, i più importanti. Bene, abbiamo concluso con questa veloce panoramica su questo movimento letterario. Spero che sia stata utile e vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima.